Amici di YouTube, prima di lasciarvi al video, come al solito, lo sponsor del canale. Se avete bisogno di magliette, tute da calcio, serie A, serie B, straniere, tutto quello che volete, ragazzi, come questo che ho indosso io di allenamento, stagione 21-22, come questa che mi hanno mandato, ragazzi, del Milan, anche questa nuovissima, guardate qua, anche personalizzata, guardate che bella, ragazzi, con tutte le sue patch. È veramente veramente bella, ottima qualità, ottimo prezzo. Poi potete usare lo sconto self 15%. Lascio tutto in descrizione. Mi raccomando, ci conto perché la roba è veramente veramente bella e i prezzi sono veramente veramente bassi. Se avete bisogno, hanno anche Telegram per chiedere le taglie, per chiedere qualsiasi domanda che volete fare, hanno anche Telegram. Mi raccomando, Key Calcio, ragazzi, ci conto, ottima qualità. Ottimo prezzo, sono veramente, veramente belle e io sono soddisfatto perché tutte quelle che mi mandano sono veramente, veramente belle. Vi lascio al video. Insieme. Allora, il titolo è questo: da agosto il 25% del pubblico negli stadi italiani finalmente si torneranno a popolare di nuovo anche i nostri impianti, Federico. Sì, assolutamente sì. E tra l'altro una notizia che ci fa piacere perché riguarda l'Italia. Ma in questo senso è un percorso graduale perché arrivano notizie simili anche già per l'europeo. Perché io, Francesco, partirei proprio Sì. da questo, ovvero la notizia di giornata, perché ieri, conferenza stampa congiunta a Berlino tra Mario Draghi e Angela Merkel, a domanda precisa Mario Draghi aveva detto: io cercherò di spostare la finale dell'europeo dallo stadio di Wembley, perché a Londra, insomma, c'è una situazione di contagi un po' preoccupante e, insomma, sarebbe meglio fare questa finale da un'altra parte. Oggi arriva la risposta del ministro della salute britannico Matt Hancock, che ribadisce come la finale dell'Europeo si giocherà regolarmente a Wembley, ma non solo. Dal 6 di luglio, quindi data della prima semifinale, ricordiamo, semifinali e finale si giocano tutti a Wembley, Sì, quindi una sorta di Final Final Four. Four, esattamente, le due semifinali e la finale. Quindi dalle semifinali Wembley sarà aperto al 75% della capienza. Finora nel girone era stato aperto solo al 25%. Quindi in semifinale avremo almeno 60.000 persone, semifinali e finale, allo stadio di Wembley. Questo trend, insomma, si riflette anche sull'Italia perché notizia di oggi, ha parlato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, dopo aver fatto un punto con il ministro della Salute Speranza, e ha dichiarato che per la prossima stagione, dice Costa, vi posso dare la notizia che dal 22 agosto, quindi data d'inizio del campionato di Serie A, si parte con il 25% di pubblico in presenza. Quindi, insomma, 25% è un po' come l'Olimpico di Roma in queste Sì, partite esatto. dell'Italia. Quindi, in uno stadio come l'Olimpico di 75.000 posti, circa 15-16.000 Sì. persone. Quindi questo sarà l'inizio. Poi l'idea, ovviamente, è Speriamo, gradualmente di andare a eh sì. riaprire al 100%. Allora, da una parte la